Questo modo di intendere la conoscenza, questo modo di rappresentare l'esperienza, implica da parte di Dante e da parte della sua epoca una sfiducia nei confronti del modo in cui le cose si mostrano. La scienza del tempo di Dante non ha fiducia nella possibilità di descrivere i fenomeni così come si vedono per cercare di ricostruire il loro significato. La scienza del tempo di Dante cerca sempre di ricavare dal contatto con ogni fenomeno della vita il significato ultimo. Anche in questo caso Dante parla di questo tipo di rapporto con le cose. Guardiamo meglio la prima quartina. Dante descrive l'apparizione di Beatrice, descrive il suo passare per strada, descrive il suo saluto. Nella prima quartina ci dice, come abbiamo già visto, gli occhi non osano guardarla. Ma ci dice anche le parole non osano parlare, non osano essere pronunciate, non possono essere dette, che ogni lingua deven tremando muta. Ecco allora che abbiamo un doppio paradosso. Questo è un sonetto che parla della visione di Beatrice ed inizia dichiarando che Beatrice non può né essere guardata né essere raccontata.